Sergio Della Giù. Sergio Ravaioli, sono un libero professionista e sono il padre di uno dei tanti ragazzi che se ne vanno dalla Sardegna portando nella valigia non solo il notebook, come si suol dire, ma anche un bel pacco di milioni regalato dalla regione Sardegna, dal contribuente italiano e gentilmente offerto nel caso di mio figlio al Canada, nel caso del figlio del mio amico con cui eravamo a prendere una pizza ieri sera, tra l'altro anche collega ingegnere Paolo Saba, ha una figlia che sta a Lione e non ha nessuna intenzione di tornare perché si trova benissimo a Lione. Cioè, questo io lo sto sottolineando per dire che puntare sulle risorse umane, le risorse umane sono un fattore importante certamente, ma non è il solo. Cioè, la risorsa umana, se qualificata in un contesto povero che non dà adeguate occasioni, è semplicemente una dispersione di fondi, è una perdita di risorse, di investimenti. Io ho sentito, ricordo benissimo di aver sentito una volta alla radio una qualche persona che parlava delle borse di studio in campo medico. Poi la medicina è anche la professione che si vende all'estero più facilmente, ancora più facilmente della professione di ingegnere, la più difficile da vendere sicuramente è quella di avvocato, di giurista, la preparazione in quel campo. Dice, in campo medico hanno smesso di dare posti di studio perché puntualmente non ritornava nessuno, perché ormai, dice, l'ambiente della sanità in Italia è così vasto, così malato, che la gente non torna. Dice, noi diamo le borse di studio e mandiamo le risorse migliori fuori. Questo per dire che è necessario che anche l'università si faccia carico dei problemi del contesto, sia più partecipe ai problemi del contesto, se no veramente spreca risorse e non acquisisce ruolo, tra l'altro, come giustamente stava sottolineando prima Giorgio Cossu. Dice, l'università non solo deve chiedere fondi, che è giusto che li chieda, per fare singole cose puntuali, ma deve chiedere ruolo nel decidere quali sono le cose da farsi per lo sviluppo del contesto all'interno del quale opera. Io vi voglio fare un esempio al quale sono molto affezionato, un esempio di innovazione che risale a 6 secoli fa, cioè l'innovazione del Brunelleschi che costruì la cupola di Santa Maria del Fiore. Tutti abbiamo presente il genio di quest'uomo, no? Fu veramente un azzardo incredibile. Ma avete mai riflettuto sul contesto, sulla qualità della committenza? Cioè sulla committenza che si è azzardata ad affidare a una singola persona un progetto così complesso, così innovativo, che nessuno aveva mai tentato e sul quale non c'era nessuna garanzia di successo. Eppure la Repubblica Fiorentina, guarda caso, che la Repubblica non era il singolo signore, la Repubblica Fiorentina diede l'incarico prima a Arnolfo Di Cambio e poi a Brunelleschi di costruire la cupola. Tra l'altro Brunelleschi vincitore di concorso, non per gentile incarico del principe. Tra l'altro concorso bandito dall'Opera del Duomo di Firenze, che non era un organismo monocratico, ma era un organismo nel quale erano rappresentati anche i muratori. Questo per dire qual è la qualità del contesto, e è il contesto che produce innovazione, non è la singola eccellenza. L'eccellenza pure è importante, sono opportune anche forzature, però non è con il singolo specialismo che si produce innovazione. Poi non ci dimentichiamo anche una cosa, noi parliamo tanto di innovazione, ma l'obiettivo non è tanto l'innovazione, l'obiettivo è lo sviluppo per il quale l'innovazione è certamente un fattore essenziale. Però appunto ricordiamoci che ai fini dello sviluppo fattori essenziali sono specialismi eccellenti, ma è anche essenziale soprattutto un'organizzazione complessiva, è necessario anche un modello di governo, e anche una ruling class che sia non soltanto appunto la politica, ma non lo so, come nell'opera del Duomo che siano ci siano i mercanti, ci siano i finanzieri che esistevano già allora e ci siano anche i muratori che partecipano, la corporazione dei muratori che partecipa anche essa alla decisione.
Cioè è tutto un modello di governo, un modello di Stato, che poi produce a sua volta, sa utilizzare gli specialismi. Se manca lo specialismo, è facile comprarlo. Lo specialismo, in seguito a questa esperienza fiorentina, toscana in genere, gli architetti italiani e toscani in particolare, per cinque secoli hanno venduto servizi di architettura in tutta Europa. Hanno contribuito a costruire architettura dalla Russia alla Francia alla Spagna, veramente in tutta Europa. Quindi dico, essenziale sono, non è tanto lo specialismo, è chiaro che l'università deve curare il suo di specialismo, ognuno deve curare il suo, per carità, però si devono anche occupare del contesto. Ed è questo salto che si chiede, che mi pare che sia opportuno sottolineare anche in questo convegno. Se no, dicono lo spin-off, noi facciamo lo spin-off, un get-off, dicono spin-off. Cioè cacciamo via le persone che se ne vanno dall'università e se ne vanno altrove. Sono essenziali le intersezioni con gli altri specialismi. Adesso sto pensando a un altro dibattito importante che c'è in questi mesi in Sardegna, è il dibattito sulla riforma statutaria, che a me sembra molto importante anche ai fini dei discorsi che si stanno facendo qui. Perché dico, se è vero che è importante anche il modello di governo, il sistema delle regole all'interno delle quali vengono prese le decisioni, se è vero questo, allora anche strutture specialistiche come l'università devono partecipare a questa discussione, perché devono appunto rivendicare un ruolo all'interno di questi discorsi più generali. E non solo rivendicare il finanziamento, a proposito di finanziamento, anche qui vedo uno dei dirigenti di Sardegna Ricerche, e anche qui io dico, sarebbe opportuno stabilire la regola che oltre ai finanziamenti si chiedono anche i risultati. Noi assistiamo anche in Sardegna Ricerche, mi pare, o perlomeno CRS4, punta a specialismi di tipo verticale. Punta a specialismi di tipo verticale, il fallout, la ricaduta di questi specialismi, francamente non si capisce quale sia. E non si capisce quale sia, non si capisce quando saremo legittimati a chiedere i conti. Cioè, qual è il ritorno? Dobbiamo aspettare 20 anni? Adesso non ho presente da quanto sia. Da quanto esiste il CRS4, Chicco? Da? Non ho capito, va bene. 17. Dobbiamo aspettare 37, 57, non lo so, quando saremo autorizzati a fare un bilancio costi-benefici di questo e di altri investimenti. Perché francamente c'è questa regola che ci somministrano a pranzo e a cena, per cui dobbiamo produrre risultati e chiediamo i risultati. Adesso è in corso in questo periodo una grande opera di infrastrutturazione, mi hanno detto che stamani ha parlato Marchesi, quindi probabilmente ne avrà trattato lui, di tutti gli investimenti a proposito della società dell'informazione. È una quantità di spesa che si aggira tra i 250 e i 300 milioni di euro complessivamente, tra porre e finanziamenti vari. 250-300 milioni di euro sono una risorsa di gran lunga superiore a quella che 40 anni fa fu destinata al piano di rinascita della Sardegna. Siccome parliamo appunto di infrastrutture immateriali e non di autostrade, cioè 500 miliardi sono una cifra enorme. Cioè, non è che stiamo parlando di dighe, per cui ci sai, o di autostrade, di opere pubbliche, sono cifre enormi. E cifre enormi se andiamo a vedere. Noi abbiamo tra l'altro qui un termine di paragone efficacissimo, Noi abbiamo un'indagine dell'Osservatorio Economico, del 2003. Vabbè, sì. Del 2003, che fotografa la situazione prima dell'avvio di tutto questo grande piano. Adesso io sono curioso di leggermi la stessa indagine, la stessa analisi, a distanza di 5 anni dall'avvio del grande piano della società dell'informazione. Io ho la vaga sensazione, perché so benissimo che pochissime imprese sarde hanno lavorato all'interno di questo programma, pochissime imprese sarde hanno lavorato e poi naturalmente con i soliti compiti degli indigeni, insomma, no? Per cui devono fare movimento di terra, manovali
e così via, lavorano in subappalto. E quindi una ricaduta di questa spesa, io ho la sensazione che il giorno in cui si ripeterà quella ricerca a distanza di 5 anni troveremo una struttura imprenditoriale e tecnica impoverita rispetto al 2003, dove c'erano ancora grandi aspettative, la Sardegna era ancora la regione che aveva partorito video online e che aveva partorito Tiscali. Mi hanno detto che è intervenuto Alessandro Caredda prima di me, che io non ero ancora arrivato, quindi non ti ho sentito Alessandro, mi dispiace, e quindi presumo che lui abbia sottolineato l'importanza della scadenza del quadro strategico regionale, che è una scadenza molto importante che deve vedere un pochino tutti impegnati, non deve vedere soltanto il centro di programmazione. Fine. Molte grazie.